La formula leggerissima e di lunga durata con acido ialuronico e aloe vera fornisce idratazione per 24 ore e allo stesso tempo crea un finish naturalmente opaco e che dura tutto il giorno. Yes. Copre visibilmente tutti i rossori diffusi, assicura un colorito uniforme e si fonde piacevolmente con la pelle. Yes. Ultimo ma non per importanza, è disponibile in 36 tonalità. Yes. Sigla. Slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Per chi non mi conoscesse, io sono Loretta, aka Grace on your dash, che significa Grace nei vostri schermi. A proposito, tramite quale schermo mi state guardando oggi? TV, smart TV, PlayStation, iPad, cellulare? Fatemi sapere nei commenti qui sotto, ma soprattutto ditemi anche da dove mi scrivete, perché io ve lo chiedo ogni tanto, però magari la community è cambiata. Fatemi sapere da che città, continente, stato mi state seguendo, che sono super curiosa. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, facciamo un video che non faccio ormai da un po' di tempo. Andiamo infatti a provare un fondotinta che ho scoperto esistere, del brand Essence. Chi fa parte della community da un po' sa che quando è aprile più o meno io provo Essence, ma erano tantissimi anni che non provavo questo brand perché mi ero un po' stufata, mi ero un po' arresa, perché non vedevo progressi, ok? Ho sempre visto quelle 3-4 nuance per i prodotti base, ciprie, e provi una volta, provi due volte, provi tre volte, vedi che non c'è un progresso, ti stanchi, no? Di spendere soldi a vanvera. Però ho notato che ultimamente invece le cose stanno cambiando. Ho fatto tra l'altro un ordine importante che arriverà tra qualche giorno e vedrete infatti un video full face Essence. Oggi ci parliamo solo dei fondotinta, facciamo proprio un shade match qui in diretta negli schermi di Grace, perché spesso vediamo una cosa sul sito e poi dal vivo è tutta un'altra roba, e anche perché sono curiosa un po' di capire questo brand come si è adeguato a quelli che sono i nuovi standard della cosmesi di oggi. Il fondotinta in questione è il Pretty Natural Hydrating Foundation. Questa è la shade più scura, raga, io sono sotto shock. Quanto costa questo fondotinta? Costa 6,50 euro. Ecco raga, questo è un prezzo secondo me competitivo, soprattutto poi in questa economia, ragazzi, inutile che ve lo sto a ripetere, è un periodo difficile per tutti, per voi, per me. Quindi onestamente sto cercando anch'io di variegare quello che è il mio palinsesto per accontentare un pochino tutti. Adesso non vi aspettate che faccio i contenuti tutti low cost, però troverete qualcosa in più rispetto a prima. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Io qua sotto ho diversi fondotinta, ne ho presi davvero tanti, adesso li swatchiamo tutti per capire qual è la mia shade, e sono molto curiosa. Per esempio, guardate questa shade qua, la 310, this is very dark. Intanto qui sistemiamo. Ora, quando mi cadono le cose dalle mani significa che è ora di tagliare le unghie. Non sono pronta per questa cosa, ma la dobbiamo fare perché dobbiamo capire qual è la mia shade perfetta. Io ho qua la shade 180, 190, 200, 220, 230, 240 fino alla 310. Le sbocciamo qua piano piano tutte quante per capire qual è la mia shade, ma soprattutto quanto scure sono queste tonalità, perché sapete che molto spesso i colori che noi vediamo all'interno della scatola, quindi il pantone che prendono per la stampa, è più scuro rispetto poi al colore effettivo del fondotinta, correttore e tutti i prodotti insomma dedicati alla base. Quindi let's see, I'm very curious, bubuki, I'm very curious. Secondo voi troverò la mia shade perfetta? Se sì, commentate con questa emoji, altrimenti commentate con quest'altra. Partiamo dalla shade numero 180. Questa è un po' chiaretta. Very very light. Proseguiamo con la 190. Qua vedo solo un cambiamento di sottotono, tipo leggermente più pink. Passiamo alla 200. Sembrano più scure sul pack. Vabbè, ne abbiamo tante altre. Abbiamo visto anche che la shade quella più scura è davvero scura, quindi non demordiamo. Io sono un NC50 di MAC Cosmetics, un 420 di Fenty Beauty, un Macau di NARS, 6W1 Sandalwood di Double Wear di Estée Lauder, così da darvi delle referenze, perché noi dark skin ci regoliamo così online, visto che per noi non sempre, anzi quasi mai, ci sono le shade in negozio. Ci regoliamo
regoliamo con i codici, quindi se avete le mie stesse shade vi potete regolare molto bene. Poi 2,20, I am scared, 2,30, raga, I am scared. Passiamo alla 2,40, ok, la 2,40 è questa qua sopra, proseguiamo con la 2,50. Io raga sono sotto shock perché tutte queste sono chiarissime. Raga, ma non vi sembrano tutte uguali? 2,60. Ok, questa è la 2,60, vi faccio vedere qua. Allora sì, dai, qua sopra sono leggermente un più giallognolo, però ancora la mia shade qua non c'è. Questa è la 2,70. Ah, forse iniziamo ad esserci. Allora raga, la 2,70 la metto anche qua perché voglio capire in questa zona come funziona, che secondo me potrebbe essere la mia shade. Passiamo alla 2,80. Questa è meno gialla. Proseguiamo con la 2,90. Oddio, che jump! Che jump cromatico abbiamo qua! Scusate, e poi questa shade è un po' strana. Passiamo alla 300. Un altro jump cromatico, ma di tanto poi. Allora, tra questo e questo ci stanno almeno altre 3 shades. E tra questo e questo pure. L'ultima shades che ho preso, che penso sia l'ultima della gamma, è la 310, che è quella più scura. Sì, scura, ma non scurissima. Poi, allora, raga, per essere Essence, mi stupisco, mi meraviglio, mi meraviglio, perché comunque è da una vita che aspetto una shade rigid decente da questo brand. Sono anni, siamo nel 2024, è dal 2018 che io cerco un fondotinta per me di Essence, quindi bene, non benissimo, bene. Comunque io credo che la mia shade sia la 2,70 o la 2,80. Molte shades nel range 10 to medium, molte di meno per la pelle scura, che me lo aspettavo un po', perché Essence non ha mai dimostrato di avere interesse verso i fototipi scuri, scurissimi. Cioè, adesso si stanno un po' avvicinando a noi come fototipi, però devo dire che meglio questo che niente. Rimuovo tutto e riapplico le shade, quelle più scure, per avere una panoramica un po' più chiara. Ok, queste sono le shade realmente create per i fototipi scuri. Secondo me ci sono tanti jump cromatici, per esempio da qui a qua, tipo di questo colore potremmo discutere, ha un sottotono un po' strano, e anche questi due, per esempio questo qua forse un po' troppo rosso, il sottotono è strano, non ho mai visto una persona umana con questo colore di pelle, onestamente. Cioè, sembra che l'hanno messo lì tanto per non essere cancellati, ecco, perché non so se avete notato raga che ultimamente l'inclusione, la diversità, tutta questa corrente sta passando totalmente di moda, stiamo tornando agli early 2000, stiamo facendo un'involuzione, una regressione, si dice così. Vedo anche i brand che seguo e che stimo uscire con delle collezioni veramente molto discutibili e poco inclusive. Anyways, io credo che andrò per questa shade qua, la 270, perché questa sì, non è male, però la trovo troppo rosina, non lo so, something is weird. Ok, abbiamo individuato la nostra shade, adesso facciamo un po' di skincare, di cui non vi parlo mai, però a me piace tantissimo, quindi la voglio fare insieme a voi. Utilizzo questo esfoliante di Paula's Choice. Questo qui è all'acido mandelico e acido lattico, lo consiglio a tutte le tipologie di pelle, soprattutto a quelle sensibili e a chi tende ad avere problemi di macchie dal sole, macchie post breakout, quindi dopo i brufoli, e anche per i fototipi scuri, perché c'è all'interno anche l'acido lattico, che dà un boost di idratazione al viso e rigenera anche l'incarnato, quindi lo protegge dall'iperpigmentazione che di solito c'è nella zona dove abbiamo la macchia, ok? Però la cosa importante da fare quando noi utilizziamo questo tipo di esfoliante qua è sicuramente andare ad applicare una protezione SPF di giorno. E poi c'è un altro prodotto che io uso di Paula's Choice, raga, che mi piace tantissimo, io lo amo, ve lo giuro, non so perché non se ne parla
abbastanza. Questo io lo utilizzo la sera quando vado a letto ed è l'acido azelaico. Si può utilizzare mettendolo sul viso. Ah, tra l'altro questo qui che sto utilizzando è il contorno occhi di Caudalie, che è quasi finito, mi piace tantissimo. Dicevo, lo mettiamo in posa, la possiamo mescolare con la nostra crema da notte o semplicemente proprio andare nelle zone spot dove ci sono le macchie, in questo modo. Quindi dormire così e piano piano il mattino seguente ovviamente risciacquare, e facendo così per varie settimane la macchia dovrebbe scomparire del tutto. Di questi prodotti poi vi lascio il link. Questa è la crema che più amo in assoluto, se avete la pelle mista grassa è un tocca sana, è la Moisture Surge di Clinique. E per quanto riguarda la skincare, raga, io faccio fatica a consigliarvi solo ed esclusivamente prodotti low cost, perché ci sono proprio dei prodotti con principi attivi che costano di base, costano. Quindi ovvio non vi vado a consigliare magari un siero da 110 euro, però magari da 40. Io spero che voi vi fidiate della mia opinione. Ovviamente poi tutti i prodotti che utilizzo e che consiglio sono solitamente adatti a una pelle mista grassa o al massimo normale. È molto difficile che io promuova prodotti estremamente corposi, idratanti, proprio perché non sono adatti a me. E se mai è successo in questi anni, ho sempre fatto dei disclaimer, ok? Adesso andiamo con la protezione SPF 50. Questa qui è una protezione che a me piace tantissimo, ve ne ho parlato anche l'anno scorso in un video di TikTok che vi lascio qua se siete interessati a vederlo, dove vi parlavo proprio dei miei SPF preferiti, e tra questi c'è anche lui, che è un 50 e non lascia white cast. Se avete la pelle normale questo va benissimo per voi, se avete la pelle mista grassa non è male, è leggermente più idratante magari rispetto a una crema SPF come quella di Murad, che è buonissima ma costa un rene. Yes, so this is my skin. Siccome, raga, questo è un fondotinta che descrivono come fondotinta idratante, poi sì, dicono opaco, but I don't trust anybody, understand? I don't trust them. So what we gotta do is this. Quindi andiamo a utilizzare un primer opacizzante, così, in questa zona, nella zona T, soprattutto perché io nella zona T tendo veramente a diventare tanto, tanto, tanto oleosa. E andiamo poi a stendere il fondotinta. Quindi prepariamo bene il viso. Quando si tratta di prodotti idratanti, se avete una pelle mista grassa bisogna fare così, perché sennò è la fine, belle mie, è la fine! Vado anche sul naso. Raga, io non so se c'è qualcuno di voi che diventa oleoso sul naso, cioè è proprio una condanna. Io invidio tantissimo le persone che hanno la pelle normale, non hanno nessun problema, possono opacizzare, possono non opacizzare, cioè non hanno l'estremo, capito? L'effetto estremo che comunque rimane un inestetismo, secondo me, perché la pelle è troppo grassa, sembra lucido, sembra veramente che hai fatto non si sa che cosa, e la pelle secca pure si spacca, non è bellissimo da vedere quando vai a mettere un prodotto che non è pensato per te. Quindi yes, proprio perché ho timore che questo fondotinta si luci dopo 2 secondi, vado a preparare il viso in questo modo. Prendo la cipria, la vado a stendere nelle zone dove io divento più oleosa, quindi sul naso, qua sulla zona T, because guys, anybody got, like, anybody got for being oily, you understand? Comunque, agli eventi a cui sto andando ultimamente, le persone mi dicono proprio che ho una bella base, quindi raga, fidatevi. A me il clean girl aesthetic makeup non mi è mai piaciuto, l'ho ritenuto sempre un makeup un po' che non è né carne né pesce. It's inefficiente per la mia tipologia di pelle, quindi boh, io non seguo i trend semplicemente perché sono trend, seguo quello che mi piace, se è un trend va bene. Ok, stendiamo questo fondo e allo stesso tempo, visto che io non me fido, belle mia, andiamo con lui. Questo qui è il Mattifying Pore Minimizing, sempre di Essence, lo scuotiamo e andiamo a mescolarlo insieme al fondotinta che abbiamo appena steso qui sulla tavolozza. Quindi facciamo un po' questa cosina, ma vi devo dire che la consistenza del fondotinta l'ha cambiata, il fondo sembra sicuramente più denso, ecco. Sì, raga, allora la mia shade è la 270. Capite perché odio la primavera? Perché qualsiasi cosa è sufficiente per triggerare il mio naso. I really hate this season. This is the season that I hate the most. È una stagione inutile, posso dirlo? Sfumiamo con questo
pennello. Raga, questo pennello di Sephora è tutto. È proprio, è bellissimo. Così, allora, il primer è andato ad addensare il fondotinta. Forse anche troppo. Quindi sì, è valido questo primer di Essence. Io sul collo non ho la pelle grassa, quindi andiamo a stendere il fondotinta senza problemi. Ha una copertura media, come potete notare, non è che c'ha un full coverage questo fondo. Allora, qui dove c'ho le macchie, sì, si è un po' attenuata la situazione, ma niente di che, niente di che. Ho preso due correttori. Questo qui è il Waterproof Tattoo Covering Camouflage, colorazione numero 70. Ho preso sia la 70 che la numero 50. Quindi andiamo con la 70 nella zona contorno occhi. Questo devo dire che è un bel match come correttore. Adoro, raga, adoro. Mi piace anche perché sembra bello coprente. Ma siccome io non mi fido, perché sono prodotti nuovi quelli che stiamo utilizzando, attendiamo un po' il trucchetto di Jackie Aina, che molti su TikTok spacciano come loro senza accreditare, che è una cosa che c'è molto di più rispetto a YouTube. Su TikTok, se non metti il credito, ti mangiano. Dicevo che è proprio un qualcosa che deriva da Jackie, ma vi parlo di early 2000, cioè consigliava per l'appunto di aspettare un po' prima di sfumare il correttore, perché così almeno si setta, quindi fa grip sul viso, e in questo modo evitiamo che il fondotinta si attacchi, si imprendi sulla beauty sponge oppure sul pennello, rendendo la sfumatura anche un po' difficoltosa, no? Comunque anche questo, una copertura mediolina, non è proprio una copertura alta. Un consiglio che ho rubato dai truccatori che sono venuti qua è che picchiettando i prodotti base sul viso l'effetto viene molto più omogeneo rispetto a quando noi strisciamo. Comunque adesso aspetto un po' e poi torno da voi. Ok, sfumiamo. Ah, questo correttore qui, il numero 70, non è niente male, vi devo dire che si difende molto molto bene, e mi piace anche il sottotono perché lo trovo neutro, non è troppo giallo, non è troppo rosa, mi piace molto, e in più va a illuminare la zona bene. Mai avrei pensato nella mia vita che un giorno avrei potuto fare questa roba qua, raga, cioè voi non vi rendete conto del privilegio che tante persone, ma anche allora adolescenti che si approcciano al make-up per la prima volta, che hanno il mio incarnato e possono prendere questi trucchi di queste colorazioni. Non c'era questa opportunità qualche anno fa, e vedere che invece adesso c'è è veramente bello, è una bellissima cosa da vedere, ma anche da testare. Cioè, ho la sigla di Sex and the City. Raga, ma voi lo guardate Sex and the City? L'avete mai visto? Per me è una bellissima serie da guardare, soprattutto se state facendo intentional dating, perché parla un po' dell'emancipazione femminile, ma tratta anche dei temi che secondo me sono ancora molto attuali. Ma mi consigliate tipo delle serie TV di questo genere? Perché io mi ritrovo poi a riguardare ciclicamente le serie TV che amo. Un'altra serie che mi piace, ma perché adoro la storyline, è Revenge. Non so se ne avete mai sentito parlare, anche questo 2010, di circa 10 anni fa, dove c'è questa tipa che si chiama Emily, mi pare, non mi ricordo più, tanto tempo che non lo guardo. È coinvolta, anzi suo padre è coinvolta in questo scandalo che fa notizia in tutta la città. Il padre viene incarcerato e, se non erro, a un certo punto muore. Quindi tipo la figlia organizza tutto un piano di vendetta nei confronti delle persone che lo hanno incastrato, perché lui in realtà era innocente. È molto molto interessante come serie, e ve la consiglio anche. Ok, allora adesso andiamo con il numero 310, utilizziamolo visto che ce l'abbiamo, le shade, e facciamo contouring. Questo pennello qui è di Mesauda. Non sapevo che Mesauda avesse fatto di pennelli nuovi, perché io ho quelli vecchi, ma posso dire, raga, che su di me questa roba funziona. Il 310 su di me funziona molto bene. Però invece di usare questo, che lo vedo un po' che fatica, andiamo con questo pennello qui. Raga, questo pennello di Real Techniques, cioè questo qui per fare il contouring è indispensabile. Vedi che è meglio, perché le setture sono un po' più fluffy, il pennello è più fluffy, si concentra bene il colore,
Però se devo sfumare riesco a farlo, a differenza dell'altro che secondo me si mangia un po' troppo prodotto. Anyways, li usiamo tutti e due perché adesso io qua devo sfumare, altrimenti se non fa macchia, perché abbiamo preparato la pelle molto molto intensamente. Eccoci qua. Raga, ma io sono sotto shock. Visto che ci siamo, adesso facciamo anche un po' di contouring qua. Questa situazione ci piace assai. Per non aver ancora opacizzato, questo fondotinta sta dando delle belle soddisfazioni. Che dite voi? Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di questo fondo. Poi vado con questo pennello di Sigma, questo è il Duo Fibre Blend E41, un ottimo pennello che spero non abbiano tolto dalla gamma, per fare contouring al naso, sempre con il fondotinta quello lì scurello. Ah, allora, questo correttore qui va un po' nelle pieghette, quindi vi consiglio di sfumarlo prima di opacizzare, altrimenti se lo andate a opacizzare con la pieghetta vi si setta la pieghetta, ok? Posso dire che sono piacevolmente colpita? Raga, io sono scioccata. Alleluia, 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 alleluia. Facciamo così, che poi qua sotto andiamo a mettere un po' del 50 per fare ancora un pochino più di highlight, e solo in quel momento poi opacizzo. Secondo me potrebbe essere un bel compromesso. Raga, ditemi un brand low cost che secondo voi io dovrei provare nei prossimi video. Let's talk about it. Comunque, non vi spaventate di tutte queste ombre così accentuate, perché tanto poi quando andremo ad opacizzare la situazione, sembra disegnata, cambierà un po' tutto. Ok, andiamo con la spugnetta, anzi questo è un puff, e opacizziamo immediatamente la zona contorno occhi, così. Poi andiamo sul mento. Mazza, è chiarissima questa cipria, perché l'ho usata. It's too light. Ok, adesso andiamo con questa cipria qui. Questa è di She Glam, la Skin Focus High Coverage Foundation Powder, che vi devo dire dà grandi soddisfazioni. E opacizziamo anche il naso ai lati, così. Ciao, raga! This is so good! Posso dire sì? Posso dire sì? È tutto, questa situazione è tutto. Bisogna rendere omogenea tutta questa situazione. Quindi vado con questo. Allora, questo è uno dei miei pennelli preferiti in assoluto per fare questo step, perché questo pennello è un pennello fluffy, però non troppo. Quindi mi dà la possibilità sì di sfumare, ma non di sperdere troppo la cipria. Il tutto è fattibile, ecco, detto in parole povere. Poi vado con Banana Dip, questa di Makeup Revolution. È una cipria che è un po' giallina, però io adesso vorrei applicarla qua, che secondo me ci sta, un po' di giallo qua. Questo è un altro pennello di Nabla che mi fa volare. Raga, I like this situation. Scrivete, situation, vi piace questa situazione? Credevo fosse una maledizione, invece è quasi la perfezione. Raga, ma avete sentito l'ultimo di Beyoncé? Ogni volta con Beyoncé per me è sempre un po' un pasto pesante da digerire, perché non mi fa più abituare al suo genere, cambia sempre. Una volta fa country, una volta fa afrobeat, un'altra volta fa disco. What the freaking hell, girl? Stop! Quindi sì, mi devo abituare. Ho sentito Jolene. Non lo so se mi piace Jolene interpretata da lei, la devo riascoltare, sì, perché lei ha indubbiamente una voce meravigliosa. È l'artista che più mi ha influenzato nella mia carriera, nel mio percorso di crescita di cantante. Però io rimango obiettiva, cioè non sono più nella fase in cui faccio la fangirl, che qualsiasi cosa fa dico I like. No, cioè nel senso, ho un orecchio e una critica che rimane oggettiva. Vado con lui, raga, che penso che vi sarete un po' tutti rotti le scatole di questo prodotto, ma lo amo alla follia. E quindi secondo me, poi tra l'altro, è l'unico che mi fa le sopracciglia come si deve, e quindi continuo propinarvelo. E l'ho finito già due volte, raga, cioè è proprio un prodotto che a me fa volare, mi piace tantissimo. Vado con questo pennello di Anastasia e spiattello il sopracciglio. Verrà un po' una porcata perché sotto c'ho il fondotinta, però che devo fare? Si fa quel che si può. C'è questo specchio che faccio le sopracciglia fuori camera e torno da voi, dai, che tanto non vi interessa questo step. Come setting spray utilizziamo proprio questo qua di Essence, il Fix and Last 18 ore Makeup Fixing Spray. Questo ha un effetto opacizzante ed è pure waterproof. Il vaporizzatore non mi fa impazzire per niente, perché mi ha letteralmente mollato, come si dice da noi nelle Marche. Cioè, per farvi vedere la differenza, questo qui di
Scandinavia ha uno spruzzo sempre diffuso ma un po' più delicato, ok? Devo stare pure attenta perché sembra lui che fa macchia. No vabbè, ma ha fatto macchia, raga. What the freaking f***. Ok, Bubu Kitty. Allora, adesso facciamo una lip combo con She Glam. Vado con questo prodottino qua. Raga, questo è pazzesco. Questo è il Glam 101 Lipstick Liner Duo, quello più scuro. Vi posso dire che questa cosa ci piace, finalmente. Una matita marrone neutra for dark skin. Like, this is really good. Poi vado con la Lip Definer in Real Life Filter Finish, questa di Makeup Revolution. E la stendo sopra per scaldarla leggermente, così. Adesso vado con questo qui, raga, questo preso da She Glam, è tipo una matriosca di matite che è super super cute. I really like this, cioè proprio cute, guarda che carina che è. E poi riprendo questa e utilizzo la parte interna che è bella freddina. Favola, questa situazione è favolosa. Andiamo poi a scaldare tutto con questo lipstick sempre di She Glam, colorazione That's Fierce. Mi devi combattere. Andiamo poi con questo mascara che è uno dei miei preferiti del momento, questo di L'Oreal, il panorama, raga, mi fa delle ciglia bellissime. Non voglio però esagerare, giusto per dare un cenno all'occhio, perché sennò, visto che è struccato, sembra veramente lì spellacchiato. Ah, non ho messo un blush, mettiamo pure un blush, dai. Utilizziamo questo qua di Sephora Collection, che ormai è tra i miei preferiti in assoluto. Questo qui nella colorazione Hey Jealousy, numero 17, che secondo me si difende bene, è davvero un bellissimo colore. Considerazioni personali su questa linea di fondotinta: tante colorazioni medie tan, ok, poche colorazioni dark e deep. Però io comunque il mio colore l'ho trovato. Ovviamente io vi devo dare un giudizio, comunque una prima impressione che deve essere oggettiva. Non è che siccome c'è la mia shade allora va bene. Secondo me la shade range ancora ha bisogno di altre shades nella categoria deep dark, rich, perché non è possibile che ci siano due colori contro 300 shades nel range medio o medio tan. Molto meglio rispetto a 6 anni fa, perché il primo tentativo l'abbiamo fatto nel 2018, però comunque c'è tantissimo margine di miglioramento. Non è che il colore marrone costa di più, cioè a volte io quando sento queste cose dico ma sono una piccola azienda. A parte che sono una piccola azienda, sì, sono nati nel 2001, adesso sono rivenduti un po' in tutto il mondo, in Europa comunque sono largamente diffusi, cioè comunque hanno una holding, quindi non è che parliamo di Melissa Tani Brand, ok, che è nato l'altro ieri. Questi sono dei colossi che fatturano milioni all'anno, quindi me lo fai un colore marrone in più perché non ti costa di più. Una cosa, se il team di Essence in Italia mi sta guardando, io vi consiglio di rendere disponibile queste nuance anche negli store fisici, perché è difficile comprare un fondotinta online, è un po' come comprare le scarpe, comprare un prodotto per la base. Quindi non dare la possibilità a tutti i fototipi di avere l'experience di acquisto, di sbocciare il prodotto sul viso, sul collo, sul dorso della mano, è una discriminazione di base, perché non dai la possibilità a tutti gli acquirenti di acquistare nella stessa maniera. Vi faccio un esempio. Allora, questa è una cosa di cui io ho parlato solamente nella secret chat un po' di mesi fa, però ecco, quando è stato lanciato il nuovissimo fondotinta di Kylie, io ho comprato il fondo sul sito originale. Loro tra l'altro dicevano che grazie alle loro indicazioni non ti saresti sbagliato, e io mi sono comunque sbagliato, ho dovuto comprarne un altro. Quando sono andata nello store a prenderlo, c'era sì il tester, però non c'era il prodotto fisico, e io mi sono sentita un po' male, perché ovviamente tutti i miei colleghi poi hanno fatto il video per tempo finché c'era l'hype del fondotinta, e io l'ho fatto molto più tardi perché il fondotinta non c'era dove l'avevo preso. Quindi poi ho dovuto girare un po' di store a Milano, alla fine l'ho trovato, però ormai era passato il tempo. Quindi se devo decidere per l'acquirente, secondo me è importante che almeno il colore nella gondola ci sia, in modo tale che lo possa sbocciare e testare sul proprio incarnato. Però se proprio dobbiamo essere fair come discorso, sarebbe bello che ci fossero tutte le referenze per tutti gli incarnati, anche perché noi fototipi scuri già partiamo prevenuti, perché sono decenni che c'è questa modalità. Quindi io non entro nel negozio fiduciosa che il mio colore c'è, e molto spesso c'è proprio astensionismo, cioè non ci provo neanche a chiederlo al retailer se il mio colore c'è. E questo poi crea un circolo
circolo vizioso, ossia che rimane la merce in magazzino, proprio perché in primis il prodotto viene marketizzato in maniera sbagliata, ok? Quindi sì, questo è un consiglio che mi sento di darvi. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag Essence. Domanda del giorno: che cosa ne pensate voi di questa shade range? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto, che sono felice di leggervi. Io vi leggo sempre, anche se non rispondo a tutti, se non metto il cuoricino a tutti, cerco sempre di leggervi tutti quanti. Apriamo una discussione, ovviamente pacifica, senza essere scortesi nei confronti di nessuno, né delle persone che sono qua sotto a leggere, né nei confronti del brand. Cerchiamo di essere gentili sempre e comunque. Sapete che queste sono le regole della mia community. Yes, we're done. Che cosa ne pensate di questo look, raga? A me piace, vi devo dire che mi piace parecchio, è proprio bello. Bello, bellissimo look. Il saluto di oggi va a Orlandi Alessia. Ciao Alessia, ti mando un bacio grande. Allora, Alessia è una ragazza con la quale io mi iscrivo da tantissimi anni, almeno dal 2018, quindi è una persona che fa parte della community da tantissimi anni. E nonostante il nostro sia oggettivamente un rapporto parasociale, un po' legata a lei lo sono. Quindi la volevo salutare e le volevo dire che sono felice che lei faccia parte della mia community. Grazie per supportarmi, per essermi stata vicino in tanti momenti di questo mio percorso qui sui social, sia quelli gioiosi che quelli meno gioiosi. È tanto carina, è molto dolce, è una ragazza anche molto molto smart, intelligente, brillante. Nei discorsi ci troviamo, quindi ovviamente poi quando passano gli anni e vedi che ti trovi comunque, nonostante uno cresca, si evolva, cambi idea magari su alcuni argomenti, però comunque con lei mi trovo sempre molto bene. E quindi sì, ti mando un bacio grande, Ale, e mi permetto di chiamarti Ale. E niente, grazie mille per far parte della Instagram Family. E se anche tu vuoi far parte della Instagram Family, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e lasciare sotto questo post hashtag Essence, oppure scrivere semplicemente Essence senza l'hashtag. Così selezionerò uno di voi nel prossimo video in modo tale che vi possa salutare qui nel saluto della Grace su YouTube. Ragazzi, siamo giunti alla fine, questo significa che sono stata bravissima ad intrattenervi, questo è il momento giusto per iscrivervi. Raga, iscrivetevi perché l'iscrizione è gratuita e se il video vi è piaciuto mi raccomando non dimenticatevi di mettere un like, così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube, che ne ho bisogno. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, i miei caricamenti sono lunedì e giovedì tra le 14 e le 14:30. Comunque il giorno in cui io pubblico sicuramente è il giovedì, ok? Vi mando un bacio e vi auguro buona settimana. Ciao.